Vi proponiamo ora l'intervista al commissario unico di Expo, Giuseppe Sala. Mi pare che sia il tema sia la consapevolezza, che mi pare che stia crescendo, rispetto al fatto che l'Expo è un'opportunità. L'abbiamo visto nell'incontro con le regioni di lunedì, l'abbiamo visto nell'incontro con il Consiglio dei Ministri di venerdì, lo vediamo oggi, insomma. Diciamo che in un'operazione così complessa e con tempi così lunghi, ad ogni cosa al suo tempo. Questo è il momento in cui si comincia a capire che obiettivamente è una grande opportunità. In fondo, adesso senza gloriarci troppo, perché il percorso è ancora lungo, ma anche ieri nell'indagine lanciata dal Comune di Milano, insomma, l'85% dei milanesi che vedono come positivo l'Expo è una cosa decisamente buona. Si aspettava tutto questo coinvolgimento da parte del governo, la presenza del Presidente della Repubblica? Ma sì, è il momento, come dicevo, anche perché i programmi operativi che stiamo impostando, e sono contento anche che il Presidente del Consiglio ha accolto la nostra proposta di costruire una specie di agenda per il 2015, per essere sicuri che ogni ministero faccia quanto necessario. È un segno che ormai quello che c'è da fare bisogna farlo anche in fretta. Però no, chi è stato appunto all'incontro di venerdì ha visto una situazione ovviamente molto molto positiva. Ad oggi che ostacoli ci sono per continuare con i lavori e anche con il coinvolgimento di tutte le istituzioni? No, non ci sono ostacoli veri, cioè, e farei anche fatica a parlare di altri poteri. No, mi pare che sia ormai un tema di lavorare con intensità. Le cose che facciamo le sapete, per cui non c'è un ostacolo vero quanto il lavoro quotidiano. Non credo che noi dobbiamo chiedere più niente a nessuno. In primis, anche rispetto alle risorse finanziarie, non abbiamo da chiedere più niente a nessuno. I soldi ci sono, vanno bene, quindi diciamo che è un nostro dovere ormai. Certo è che ogni attività che è legata alla costruzione, come sapete, prevede 1.000 autorizzazioni, cioè sono problemi di tempi, però il futuro è nelle nostre mani. Cioè, non dobbiamo più chiedere risorse a nessuno, quindi il governo sta mantenendo i suoi impegni anche finanziari. Sì, ma quello direi da sempre, il governo ha sempre confermato i suoi fondi, non li ha mai tagliati in nessuna spending review, quindi no, direi che mi paiono i soldi giusti per fare un Expo non monumentale, ma non era quello che volevamo fare, e poi stanno arrivando anche fondi importanti dalle aziende. Sono in partenza fra 8 giorni per l'Asia e farò una missione rapida, però Cina, Corea e Giappone. Probabilmente firmeremo un altro grande contratto e quindi insomma stanno arrivando anche dal mondo privato, non dico più risorse previste, ma tutte le risorse previste stanno arrivando bene.